Allora, dopo gara tra Atletico Anzio Lavigno e Spes Montesacro, riparte praticamente questa macchina da gol così veramente impressionante, anche se sicuramente c'era da dimenticare quella brutta sconfitta della settimana scorsa, però l'avete fatto veramente in una maniera giusta. Con il capitano andiamo ad analizzare questa gara. Sì, beh, diciamo che era importante riprendere comunque con una vittoria per il morale e non stiamo tanto comunque distanti dalle prime, quindi è importante vincere, noi facciamo il nostro percorso, andiamo avanti e vediamo quello che sarà. Ecco, come mai che ci sono però questi incidenti di percorso e poi improvvisamente cambiate un po' atteggiamento, siete un po' in alcuni casi un po' troppo da analizzare? Bah, perché secondo me noi soffriamo un po' lo stress da partita, quindi le partite un po' pesanti le soffriamo, andiamo un po' in tensione mentale, quindi invece di attaccare come giochiamo noi aspettiamo la squadra e subiamo le partite, invece di farle le aspettiamo. Questa è l'unica nostra pecca, che le partite importanti un po' le aspettiamo, quindi dobbiamo lavorare su questo. Speriamo che il mister ci dia una mano a affrontare questi blocchi psicologici, perché è solo psicologico. A questo punto però dovremmo chiederlo al preparatore atletico Falconetti, perché oltre a fare un ottimo lavoro di atletica va a questo punto si bisogna lavorare sotto un profilo proprio mentale dell'atteggiamento della squadra. Beh, la gestione dell'atleticità della squadra va sempre di pari passo con quello psicologico, ovviamente non si può tralasciare nessuna delle due aree, in quanto sono fondamentali per creare una squadra che volge alla vittoria. La squadra sta crescendo molto, rientriamo da una fase natalizia molto bene e abbiamo risposto bene atleticamente a questa gara. L'incidente di percorso della settimana scorsa non ci preoccupa assolutamente, il campionato è lungo, noi diamo il nostro meglio, le altre squadre fanno il loro percorso, noi faremo il nostro e vedremo alla fine quello che succederà. Ecco, gestire proprio questo campionato così è estenuante, perché poi 16 squadre sono tante le giornate da giocare, c'è poi una pausa che alcune volte può creare delle difficoltà alla ripresa. Sicuramente la pausa non sempre può far bene, noi cercheremo di sfruttarla nel migliore dei modi. Adesso avremo un periodo di un turno di riposo, cercheremo di approfittare in questo turno per migliorare sulle nostre carenze e già stiamo pensando alla prossima gara. Beh, comunque si è visto un ottimo riscontro, perché sin dalle prime battute questa squadra proprio ha iniziato a giocare un pressing alto e in alcune volte io mi sono trovato a dire durante il corso della telecronaca un pressing asfissiante per la squadra avversaria. Questo è merito del grande impegno che le nostre ragazze mettono sul campo, negli allenamenti e dell'ottimo lavoro anche che conduce il mister Fontemaggi. Il nostro lavoro d'equipe è così, lavoriamo tanto, le ragazze rispondono al meglio e noi siamo orgogliosi di questo tipo di attività e di come la svolgiamo. E invece come è visto dalla squadra questo lavoro d'equipe durante la settimana tra mister, preparatore atletico, il fisioterapista? Quindi non vi manca assolutamente niente, voi avete tutte le componenti, a questo punto basta mettere l'ultima componente, quella più essenziale, che è quella vostra, la tecnica. Beh, diciamo che no, come equipe ci siamo, noi ci troviamo con il mister, col preparatore atletico, cerchiamo di fare quello che loro ci chiedono, a volte non sempre rispettiamo quello che ci chiedono perché comunque non siamo professionisti, lo facciamo così per divertirci, però cerchiamo di rispondere al meglio a quello che loro ci chiedono. Come gruppo funzioniamo, abbiamo due ottimi mister, quindi cerchiamo anche noi adesso di metterci il nostro, cercheremo di non sbagliare come speriamo che sbaglino quelle alte, così che noi comunque possiamo riprenderci il nostro posto.